Ciao Simone, ti aspettavi di vincere? Innanzitutto hai fatto la faccia più stupida del mondo quando hanno detto il tuo nome. Non me lo aspettavo chiaramente, perché non mi aspetto mai niente, il mio solito pessimismo che non mi abbandona mai, però sono felicissimo. Okay, quanto ti senti cambiato dopo questa esperienza? I giudici ieri commentavano proprio tutto il percorso, insomma, che avevi fatto. Mi sento cambiato soprattutto a livello culinario, ovviamente, perché è stata un'esperienza magnifica che ci ha dato l'opportunità di apprendere cose che mai avrei pensato di poter fare, e poi anche a livello umano sinceramente mi ha imparato diverse cose. Questa avventura, diciamo, ti ha convinto un po' ad andare fuori dalla tua terra? O... Allora, mi ha convinto ad andare fuori temporaneamente per apprendere qualcosa che magari nella mia terra non è in uso, però io ritornerei sicuramente. E senti, invece il tuo menu degustazione, come te lo sei studiato? Anche i nomi delle portate un po' particolari? Allora, devo dire la verità, i nomi delle portate li ho studiati insieme ad altri due concorrenti che... Cioè, una sera ci siamo fatti delle risate assurde, questi nomi, addirittura ce n'erano altri che però erano un po' troppo e ho dovuto abbandonarli. Allora, i piatti che ho presentato sono tutti piatti che ho pensato io, volevo fare qualcosa che mi rappresentasse appieno, portando magari ingredienti del territorio, preparazioni tipiche, però con una marcia in più, un abbinamento più creativo, diciamo un menù che rispecchia la mia cucina classica, ma con un pensiero diverso. E se non avessi vinto tu, secondo te chi è che avrebbe meritato la vittoria? Assolutamente Caterina, perché secondo me ha un talento innato, ha una predisposizione naturale che io personalmente non credo di avere, e se avesse vinto lei sarei stato felice lo stesso. Ok. Godevi di stima da parte di tutti i tuoi colleghi? Più o meno. Com'è il rapporto? C'è stato con qualcuno con cui non allora... Devo dire che ho cercato di mantenere un rapporto cordiale e amichevole con tutti quanti, con alcuni chiaramente è nata un'amicizia molto profonda, ci sentiamo tutti i giorni e questo mi ha fatto molto piacere, perché non me l'aspettavo. Con alcuni chiaramente ci sono state qualche battibecco, però niente di che. E con Fabrizio e Italo, che sono stati un po' i personaggi? No, allora... Allora, vanno presi per quello che sono, hanno un carattere particolare e magari... diciamo che ho cercato di fare sempre un passo indietro, perché comunque... E invece con Denise, visto che lei ti adora, anche alla finale ti acclamava... Vabbè, Denise è una di quelle persone con cui ho legato tantissimo, quindi... che devo dire di più? Ok, cosa conti di fare col Montepremi, e poi se ci puoi parlare del libro di ricette, insomma, che scriverai? Soprattutto, sei contento di scriverlo? Come ti stai approcciando e cosa troveremo dentro? Allora, il Montepremi magari mi toglierò qualche sfizio così, però non andrò a dimezzarlo assolutamente, lo metterò da parte per progetti futuri, perché ho questa mentalità. E, il libro è un libro chiaramente legato al territorio, ci sono alcune ricette da tradizione, ci sono alcune ricette da tradizione rivisitate, ci sono ricette che ho inventato di sana pianta, è un po' di tutto, rappresenta appieno la mia regione, che è una regione sintetica. Ma scusa, il piatto che preferisci della tua regione qual è? Tradizionale? Sì. I vincis grassi. Ok, io l'ho mangiato, sono andato pure alle sagre, quindi... allora mi capisci. Approvo. Senti, il tuo rapporto con i giudici invece è il più temuto e quello che stimi di più? Allora, devo dire, i giudici mi sono piaciuti tutti e quattro. All'inizio forse non mi capivo molto bene con Cannavacciuolo, perché comunque lui ha cercato sempre di tirar fuori in me questa grinta che cercava in tutti i modi, ma che in realtà non c'era, perché io sono una persona pacata, la dimostro in altre maniere. E poi alla fine però ci siamo capiti. Quello che temevo di più era sicuramente Chef Krugman, perché è la più severa, ma è anche quella che mi ha aiutato di più a crescere. E Bastianic, che ti punzecchiava in continuazione? Bastianic, che mi prendeva in giro, all'inizio ci rimanevo un po' male, però dopo ho capito che lo faceva per provocarmi, per punzecchiarmi solo, e quindi l'ho lasciato perdere, anzi ci scherzavo pure io. Ok.